marzo ha celebrato il giorno dell'Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate. Questa è la giornata che è stata dedicata a celebrare le Forze Armate e con loro tutti coloro che durante il primo conflitto mondiale persero la vita. Siamo al 101esimo anniversario della fine della Grande Guerra, la prima grande guerra d'Europa che tanto sangue ha versato in tutti i paesi che sono stati coinvolti, compresa l'Italia. Arezzo ne ha una testimonianza notevolissima, importante, in quanto è stata sede extraterritoriale del comune di Sappada, quando nel 1917, dopo la rotta di Caporetto, quel paese fu completamente evacuato in una notte e i loro abitanti vennero qui ad Arezzo ad abitare da noi e si integrarono con la nostra popolazione notoriamente ospitale. Oggi i due comuni sono gemellati. La cerimonia, come di consueto, ha preso avvio al sacrario militare di via dell'Anfiteatro per poi proseguire in piazza Sant'Agostino per la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Tante persone sono sacrificate, hanno dato la vita per noi, per poter essere oggi qui a ricordare appunto il loro sacrificio, che però ne è valso un'importante storia per il nostro Paese, l'unità, e soprattutto per cercare di ricordare loro, ma anche per tramandare alle nuove generazioni l'importanza delle conquiste che oggi purtroppo diamo magari per scontato. A far da cornice alla celebrazione l'esecuzione di brani musicali a cura degli studenti dell'Istituto Comprensivo Andrea Sansovino di Monte San Savino. Quando mi hanno proposto l'Istituto Scolastico, mi ha proposto una banda di ragazzi, veramente sono stata molto curiosa e anche contenta, perché avere oggi, no, la festa delle Forze Armate, tanti ragazzi che non solo la banda ma anche il coro, vuol dire che effettivamente c'è qualche interesse, no? Qualche piccolo sentimento che ricorda i nostri caduti.